noi come Cartoonix volevamo omaggiare i 70 anni di Tex, oltre agli incontri organizzati, a tutto quello che ha organizzato la Sergio Bonelli editore per questo evento, con un evento particolare. Il professor Giulio Giorello, che non penso abbia bisogno di grandi presentazioni qui a Milano, è anche questo notoriamente un grande appassionato di Tex, e io l'anno scorso a Livorno ero in giuria a un festival di cinema e in compagnia dell'amico Fabio Canessa ho visto questa cosa srotolarsi di fronte ai miei occhi, ovvero ho visto Giulio che in un'ora e mezza, adesso cercheremo di contenere questa cosa in un'ora e dieci oggi perché abbiamo dei tempi abbastanza ristretti, srotolava una serie di collegamenti fra Tex e gli elementi horror e fantastici presenti in Tex. Noi siamo abituati a pensare a Tex come un eroe di frontiera, tutto d'un pezzo, è tutta la classica mitologia e mitografia di Tex, ma in realtà esattamente c'è una parte oscura anche nelle storie di Tex che Giulio conosce a menadito. Io però chiamerei innanzitutto Michele Masiero. Saprà essere più preciso su tutto quello che è stato organizzato da Sergio Bonelli, editore, per quello che riguarda. Non è un esame, no? No, non è un esame. Intanto poi ringrazio anche Davide. Davide c'è ancora qua. È qua in giro. Ringrazio Davide Bonelli, come sempre straordinariamente disponibile. Ringrazio voi per averci fatto fare questa cosa. E ti lascio la parola e chiamo a sedersi qui Fabio Canessa, Giulio Giorello. Grazie Filippo. Allora, che dire, i 70 anni di Tex, come stiamo dicendo, che è l'eroe per antonomasia del fumetto italiano, l'invincibile ranger con le sue avventure iperrealistiche western. E invece di cosa parliamo oggi? Parliamo di tutto un altro lato che fa parte della scrittura di questo eroe e della scrittura di Gianluigi Bonelli, che anche prima di inventare Tex aveva esplorato spesso ambiti del gotico, del magico, del soprannaturale e anche del fantastico fantascientifico. È strano che in una dimensione western che si voleva appunto cowboy indiani e duelli sotto il sole a mezzogiorno di fuoco, poi ogni tanto faccia capolino questa dimensione fantastica. Ed è una coincidenza strana, quando ci hanno chiesto di tenere questa conferenza con il professor Giorello e Caressa, che noi avevamo pensato a un oggettino simpatico per questo Cartoonix, che ci siamo detti più volte, i fumetti di Tex li abbiamo fatti in tutti i modi, li abbiamo fatti a colori in bianco e nero, li abbiamo fatti di cartone, li abbiamo fatti in brossura, li abbiamo fatti anche rotondi adesso, perché era una sfida di fare anche il Tex rotondo, e quindi che cosa metterci se non questo stranissimo occhio che è l'occhio di un alieno. In una storia degli anni 60 Gianluigi Bonelli aveva fatto atterrare nel vecchio West dei suoi indiani un alieno, e fra l'altro è una figura che si vede e non si vede, si intuisce soltanto, no? Anche questa è la genialità dell'uomo. E a un certo punto, verso il finale, vediamo invece questa strana pistola e questo essere squamoso, sempre ripreso di spalle, e scopriamo che è effettivamente un alieno. Non sappiamo da dove venga, non sappiamo se abbia dei conterranei che prima o poi verranno a cercarlo, perché non è mai più successo, però insomma è un unicum che abbiamo voluto raccogliere in questo oggetto simpatico. E questo ci dà un po' la stura per parlare di questa dimensione altra all'interno di un mondo invece anche molto, molto reale, molto crudo, molto realistico, che è quello di Tex. Quindi siamo molto felici che il professor Giulio Giorello ci voglia parlare anche di questa dimensione che lui conosce e frequenta. Ecco, sì, anche io partivo esattamente da questo per parlare con il professor Giorello. Per i 70 anni ci sia questa storia che risale al 1962 addirittura, quindi è un fumetto di 56 anni fa del duo Galep e Bonelli, La Valle della Luna, ed è una storia soprannaturale. Ecco, ma il soprannaturale parte subito con Tex all'inizio, cioè già nei primissimi numeri c'è un prestigiatore
che all'inizio sembra un prestigiatore come gli altri e poi invece diventerà il grande mago Mefisto, che sarà uno dei protagonisti, uno degli antagonisti ricorrenti fino a che non arriverà il figlio Yama e così via, a intercalare nelle storie western ogni tanto l'horror e il fantastico. E poi ci sono il Morisco e il suo servitore Eusebio, ci sono alcune altre storie come questa che sono fantastiche pur non essendo agganciate né al ciclo di Mefisto né a quello di El Morisco, e c'è sempre, lo dico al professor Giorello, un Tex che nonostante le numerose esperienze che ha avuto, da quelle di Mefisto a questa qua della Valle della Luna a tutte le altre, è sempre profondamente razionale. Cioè uno che ha avuto tutte queste avventure, il lettore si aspetterebbe che ormai crede al soprannaturale come pochissimi, e invece tutte le volte è estremamente scettico, e prima di arrivare ad accettare, e non so neanche se l'accetta fino in fondo, la soprannaturalità delle storie, cerca sempre di trovare, da questa soprattutto all'inizio, cerca sempre di trovare un inganno. Cioè non è vero che c'è qualcosa di alieno, ma c'è casomai una banda di truffatori che sta ingannando qualche pollo. Ecco, partiamo con Mefisto, che è proprio un po' il cuore di questa anima horror fantastica, ma anche di questa ambiguità, di questo doppio binario. Perché Mefisto è un prestigiatore così abile che fa vedere delle cose illusorie che non ci sono, oppure effettivamente il soprannaturale è all'interno della realtà? Questo è sempre un po' incerto nelle storie di Mefisto prima e in quelle di Yama dopo. Ecco, passo subito la parola al professor Giorello con questa razionalità filosofica di Tex che rimane solida nonostante gli si presentino cose incredibili fin dalle sue prime avventure, e poi la natura proprio del soprannaturale in Mefisto. È una specie di Silvan più bravo, o è effettivamente una specie di demonio? Funziona, l'hai provato. Bene, spero che si senta, ma io credo che Tex fin dall'inizio non solo regala al lettore il mondo western tradizionale con fuorilegge, con sceriffi, con indiani, con i cavalleggeri nordisti, i lunghi coltelli, come dicono in Pelle Rossa, ma Tex si concede ben presto delle escursioni. Per esempio lo troviamo al di là del confine col Messico e lo troviamo al di là del confine con il Canada, dove incontra paesaggi che a rigore non sono del western classico, ma sono ricchi di una marea di interessanti e di bellissime sorprese. Ancora più interessante è quando Tex, come in questo volumetto che voi trovate qui, La Valle della Luna, fa i conti niente di meno che con una extraterrestre che è venuto armato di tutto punto, con ovviamente armi extraterrestri, a investigare che cosa può prendere dalla nostra terra. Quindi questa è una classica storia di fantascienza, ma ci sono storie in cui più che la fantascienza è la fantasia del racconto gotico che è messa in questione. Prima Canessa citava uno dei super nemici di Tex e dei suoi pars, che è il famoso Mefisto. Mefisto è un prestigiatore all'inizio, un uomo di spettacolo che fa trucchetti eleganti, e in realtà
questa è una copertura per poter spiare a vantaggio del Messico. Mephisto è quindi un nome d'arte che riguarda questa sua professione di copertura e che si rivela un nemico piuttosto duro e ostinato nei confronti di Tex. Tex riesce al primo ciclo di avventure a sconfiggerlo. Mephisto però non finisce per sempre in una prigione federale, nemmeno viene ucciso. Ha una capacità di riemergere che all'inizio sconcerta anche i suoi avversari, cioè sconcerta Tex, Kit Carson, il figlio di Tex, Kit, e l'abile e coraggioso navajo Tiger Jack. Li sconcerta perché si trovano di fronte a fatti che apparentemente non sembrano spiegabili da una logica usuale, e questi non sono altro che indizi con cui Mephisto cerca di attirarli nella sua rete. È chiaro che invecchiando, viaggiando nel resto del mondo, conoscendo santoni indiani e lama tibetani, eccetera, 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 Mephisto è stato capace di ampliare le sue competenze nella quella che lui stesso chiama la magia oscura. Ed è per questo che è un avversario così accanito e così difficile per Tex e i suoi, i quali oppongono a Mephisto una logica che è tipicamente razionale. Tex ragiona un po' come ragionava in una vecchia storia degli anni 30 Topolino, la storia si chiamava La casa dei sette fantasmi, in cui l'idea di fondo è che ci saranno fantasmi, ci saranno spettri, ci saranno entità sovrannaturali, però non ce n'è alcuna di queste entità che non possa essere messa sotto scacco da un confetto calibro 45, cioè da un colpo di revolver. Lo fa anche Topolino in questa casa dei sette fantasmi. I sette fantasmi si scoprirà che non sono altro che sette abili contrabbandieri, e per un puro caso Topolino non ne ha steso uno con la sua 45. Tex si trova ad agire in un modo analogo, perché ad un certo punto, si tratti di fantasmi, si tratti di illusioni, la parola finale è alla Colt. Anche se, appunto, come illusionista molto abile, Mephisto riesce a evitare i colpi di Tex e si prepara a uno scontro risolutivo che non avviene mai, perché in tutte le storie di Mephisto, si è alleato con i personaggi più strani, talvolta con personaggi che hanno anche le loro buone ragioni, per esempio degli indio che si sono sentiti spodestati ingiustamente dai bianchi. Tante volte Mephisto ha al fianco suo anche delle donne di una notevole bellezza, ma non riesce mai ad arrivare allo scontro conclusivo, perché alla fine, in un modo o nell'altro, la sua magia è bloccata da, appunto, dalle Colt di Tex e dei suoi associati. Storie quindi che in un qualche modo non sono mai concluse, questo è il loro bello, perché uno si aspetta un seguito, in questo seguito Mephisto ritornerà, questa volta farà delle nuove grandi magie, ci spiegherà come è scampato alla morte o come è scampato al manicomio o alla prigione perpetua, e lo ritroveremo sempre più incattivito nei confronti di Tex. Ora,
Mephisto non è nemmeno solo, perché Mephisto si è fatto, per così dire, una famiglia, ha messo al mondo un figlio che campa facendo anche lui un po' il venditore di lozioni per capelli e un po' il prestigiatore di mezza tacca, un giocoliere. Ma questo figlio di Mephisto verrà poco a poco instradato anche lui sui sentieri delle conoscenze proibite e diventerà anche lui un nemico assai temibile di Tex. Temibile ma sempre sconfitto, perché anche questo figlio di Mephisto, il figlio di Steve Dicard, come era il nome inusuale di Mephisto, che si chiama Yama e che richiama figure della mitologia dell'antica India, è anche lui vulnerabile, è anche lui alla fine ne sottoposto al rischio di beccarsi quello che Tex considera sempre la soluzione del problema, cioè il confetto calibro 45. Però la storia di Mephisto, la storia di Yama, aggiungo questo e poi ridò subito la parola a Fabio Canessa, le storie di Mephisto e di Yama non sono le uniche in cui questa dimensione diversa compare nei racconti di Tex. Quello che voi vedete qui, ristampato per l'occasione, nella Valle della Luna, è una storia di Tex, come vi dicevo, dove Bonelli e Gallepini mettono Tex e i suoi pars a contatto con un vero e proprio alieno venuto da chissà dove, noi non ne sappiamo nulla, ma presumiamo che sia qualcuno interessato a delle preziose sostanze che vuole portarsi. Non solo, ma ci sono altre forme di aspetti in un qualche modo alieni, diversi, che Bonelli e Gallepini e poi Bonelli e altri dei suoi disegnatori regalano al lettore. Una delle mie preferite è una storia pubblicata nelle numeri 135, 136 e 137 della serie mensile. Ed è una storia in tre parti estremamente curiosa. La nemica, che, attenzione, una donna è anche bellissima, che è una diablera, è una specie di strega dotata di arti diaboliche e che per di più si serve per compiere i suoi crimini di una specie di fratello che diventa per l'occasione super forte. Questa diablera verrà sconfitta qui con una certa fatica da Tex, perché Tex è capace di allearsi con uno studioso egiziano che si chiama El Morisco e che è una persona di grande cultura scientifica che è venuto dall'Egitto nell'ovest degli Stati Uniti. Attenzione, perché il Morisco è un personaggio che viene considerato dai suoi sospettosi vicini come uno stregone e sembrerebbe dunque stregone buono, magia bianca contro magia oscura. Ma in realtà il Morisco è un uomo di scienza, è quello che da noi sarebbe uno stimato professore di scienze naturali, che ha preferito, per ragioni che si lasciano intuire ma che non sono esplicitate, vivere nell'ovest degli Stati Uniti piuttosto che restare nel natio Egitto. Il Morisco non è un uomo d'azione, è un uomo di riflessione, di pensiero, ma ogni tanto rischia anche lui, accompagnando Tex e i suoi pars nelle sue spedizioni. E lo vediamo, per esempio, che insegna a Tex come combattere la diablera
insegna a Tex come si può cavare quando si trovano dei disseminati sul terreno dei vegetali piuttosto strani, vegetali peraltro dotati di proprietà mortifere. E appunto il morisco e Tex insieme usano un metodo che è il metodo di Bacone, è il metodo empirista classico, cioè a cominciare a andare a vedere quando una qualità particolare si lega a una certa struttura, quando non si lega, indicare una tavola delle presenze e una tavola delle assenze, come diceva Francesco Bacone, e poi arrivare a una conclusione che ci sembri veramente plausibile. E quindi Tex e i suoi pars da una parte, dall'altra parte El Morisco e il suo fido Eusebio ragionano come appunto scienziati della Royal Society, cioè scienziati come quelli che aveva anticipato Francesco Bacone quando aveva scritto la sua utopia scientifica, la sua celebre Nuova Atlantide. Allora, Tex è legato al pensiero razionale, è un empirista intelligente che si serve anche di ipotesi coraggiose, mette le sue prove, mette alla prova dei fatti le proprie ipotesi, quando è necessario cambia idea e servendosi di questo tipo di atteggiamento empirista e razionale insieme riesce a contenere la malvagità dei suoi avversari. In qualche caso alcuni di questi avversari finiscono molto male. La Diablera, per esempio, scivola su una scalinata umida di un covo sotterraneo, viene morsa da un serpentello e addio. In altri casi, invece, sia Mefisto, sia Yama, per esempio, sono più coriacei ai colpi del destino e ci aspettiamo che prima o poi ritorneranno. Io mi ricordo un 4 episodi molto belli in cui ritornava Mefisto, in cui Mefisto maciullava diligenze, faceva apparire mostri che altro non erano che degli animali preistorici. Anche qui alla fine Mefisto veniva sconfitto, ma riusciva a scappare. Vuol dire che prima o poi colpirà ancora e noi non ci aspettiamo che prima o poi alla Bonelli ce lo facciano ritornare. Ecco, prego. Prego, dai. No, intanto annuncio che tornerà e tornerà anche presto, sia lui che il figliolo, che già insomma ha avuto un ritorno un paio d'anni fa e gli ha dato di nuovo del filo da torcere, e invece è al lavoro una lunga storia con il ritorno di Mefisto che sta sceneggiando Mauro Boselli. Volevo aggiungere un paio di cose alla prolusione di Giulio Giorelli, che è sempre interessantissimo ascoltare. In effetti un paio di particolari proprio legato alle varie cose che ha detto. Il confronto con Mefisto e con Yama è sempre a distanza. Per esempio, loro non si incontrano mai, perché ovviamente se no il famoso confetto calibro 45 porrebbe immediatamente fine al loro scontro, e invece appaiono figure sdoppiate, fantasmatiche, i due si fanno appunto vedere attraverso la magia a distanza ai nostri pars, che non sanno mai come sconfiggere, perché sconfiggere voleva dire andarli a trovare fisicamente e porre fine alla loro vita, perché questo è l'unico modo razionalmente che Tex ha. E l'unico intervento fantastico che Tex e i suoi pars hanno sono i famosi amuleti che lo stregone indiano dà loro per proteggersi dalle magie di Mefisto, altrimenti l'unico modo per combatterli è proprio l'intervento razionale. Poi volevo sottolineare il fatto che ci sono un altro paio di storie dove l'elemento extraterrestre interviene, e sono tutte e due date da qualcosa che arriva dallo spazio, come un ominide in questo caso. Una volta è un fiore, il fiore della morte, che è una sorta di vampiro vegetale, perché attacca le persone succhiando il sangue, animali e persone,
è una sorta di riccio con un fiore bellissimo che attira e poi attacca e succhia il sangue. Un'altra volta invece, questa è una storia di Bonelli e Letteri, un'altra volta sempre con Letteri invece Boselli, una sorta di meteorite quasi che finisce dentro un pozzo e avvelena l'acqua e quest'acqua trasforma le persone e gli animali che lo bevono. Sul discorso del morisco c'è una ragione invece per cui è arrivato negli Stati Uniti, l'ha raccontata sempre Boselli in una storia sul passato di morisco. Il morisco è coinvolto in Egitto in una congiura e proprio per salvarsi la vita è costretto a lasciare tutto, c'è anche una storia d'amore, lui giovanile che vive là, e a trasferirsi proprio in America per non essere giustiziato. Ci sono alcuni elementi che corroborano le tesi del professor Gioello. Fra i due, Yama sembra un po' più cialtrone del padre. Non so se la cosa è voluta o se tu l'hai notato o se è così. Specialmente l'ultima avventura a cui faceva riferimento Michele, quella con la mamma vecchia nella carrozzone, con lui che è un po' disperato, che tutti dicono quello è un mezzo scemo. Cioè, mentre il padre Mefisto aveva un po' quasi all'inizio un'aria da dandy o da mago maledetto, ma di grande insomma fascino, Yama sembra un po' soffrire dell'esempio paterno e si allea, mentre tu dicevi che Mefisto giustamente ogni tanto si allea con gente che ha le loro ragioni come gli Indios, invece Yama a volte si allea con dei cialtroni peggio di lui o con personaggi più torbidi. C'è secondo te una, anche un po' quello che diceva Michele prima, no? il riccio, la pietra verde, c'è un'ispirazione cinematografica che Bonelli prima e gli attuali scrittori hanno? Cioè, com'è che nel 1962, 56 anni fa, esce fuori una storia con un mostro verde e ecco, c'è un po' una invasione degli ultracorpi in Tex, ecco, sembra quasi che sia questa, perché questa storia, non so se voi la conoscete, è una storia ambientata in un paesino fantasma dove nessuno ci vuole andare, dove c'è una miniera che è una miniera misteriosa, maledetta, labirintica, uno ci va e non torna più, un altro ci va e torna, ma forse è diventato un mostro verde, poi lo toccano e sembra corda bagnata. Cioè c'è una atmosfera da telefilm di Twilight Zone, di Ai confini della realtà di quei tempi, oppure appunto dei film di Tom Siegel sugli alieni. Ecco, in questa carrellata soprannaturale, ti sembra che Tex abbia seguito, sapete che si dice che Galep specialmente abbia preso ispirazione per gran parte delle storie di Tex, almeno all'inizio, dal cinema che aveva lo zio in Sardegna, che lui entrava gratis, pare avesse visto, vedesse tutti questi film fantastici, no? Prima Tom Mix naturalmente per il western, ma poi anche tutti questi film un po' così, un po' che attraevano la fantasia di un bambino e di un ragazzo. E sembra che appunto Tex, partito un po' da ispirazioni cinematografiche, abbia poi anche un po' seguito l'aria del tempo o a volte anticipato per quanto riguarda il cinema fantastico e per quanto riguarda questo rapporto con gli alieni. Quindi questa cosa un po' di Mefisto è... Io direi che l'influenza del cinema è stata molto forte. Il primo Tex ha un po' i tratti di Gary Cooper, questo è bene esplicitato, anche se nei modi di fare ricorda forse di più il John Wayne dei primi film con John Ford, anche il John Wayne di Ombre Rosse. Dopotutto Tex, non dimentichiamocelo, ci viene presentato come un fuorilegge, ingiustamente accusato, poi sapremo,
la sua famiglia è stata fatta oggetto di dura violenza, e questo passato di Tex incide sulla figura di questo fuorilegge, che però resta sempre fedele a una sua linea, che è una linea di uomo d'onore, di uomo che è capace di tenere fede alla propria parola e capace di comprendere, questo mi sembra un punto molto importante, le ragioni degli altri. Io ho avuto la sensazione, leggendo, quando leggevo il text da ragazzo, che per esempio Tex capisce le ragioni dei Pellerossa prima ancora che vengano dei film in cui queste ragioni sono presentate e giustificate. E anche questo è un elemento di novità molto importante, a mio avviso. Anche interessante è il modo con cui Tex si rapporta non solo nei confronti dei Pellerossa, ma nei confronti dei neri americani. I neri americani sono i discendenti degli schiavi, anzi, all'inizio della vicenda cronologica di Tex, quando Tex presta il servizio da irregolare nelle file del nord abolizionista, tenete presente che è un texano, il Texas era spaccato in due, ma la maggior parte dei texani erano per la bandiera sudista. Anche in quelle situazioni Tex sta molto attento a quello che è il destino dei suoi conterranei neri. Certo, talvolta Tex ha degli scontri duri con i neri, anche perché i seguaci del voodoo sono spesso portati ad armanforte a Mefisto e in un qualche modo anche al figlio di Luviano. Ma indipendentemente da questo, le ragioni dei neri sono fatte proprie più volte da Tex, che è antischiavista, che è antirazzista e che ritiene che molti dei guai dei neri non siano dovuti a una qualche sorta di inferiorità razziale. Come si diceva allora in America, anche tra bianchi che erano abolizionisti, non va dimenticato, ma siano dovuti alle oggettive condizioni economiche di sottosviluppo in cui i neri sono stati costretti a vivere, sia come schiavi, sia anche dopo una liberazione che è stata una liberazione puramente formale, perché una volta che queste persone sono state liberate, cosa li fai fare? Come li impieghi nella società? Che tipo di destino offre la grande America? Questa è un'attenzione che Tex ha anche nei confronti di altre componenti della società americana. Ne cito due di comunità a cui Tex presta molto attenzione. Una sono gli irlandesi, non fosse altro per l'amicizia con una guida che si chiama Pat McRyan, il nome è tutto un programma. Ma un'altra comunità con cui Tex ha a che fare sono gli stessi italiani. Ogni tanto si assistono a scazzottature, per esempio, tra irlandesi e italiani. È ovvio, quelle che sono le parti più deboli della società non sempre si alleano insieme, ma tendono a scontrarsi immediatamente tra di loro per una serie di beni essenziali o talvolta per ragioni, potremmo dire, di prestigio. Ma in questo modo Tex, io devo dire con una grande capacità, ha reso potentemente proprio la società americana in cui si trova a vivere. Ci saranno alcune forzature di fantasia, non capiamo bene come si mettano le cose in Messico, siamo sotto una dittatura militare,
però ci sono dei personaggi come l'ex bandito Montales, che in realtà è un ribelle politico e che quando comincia a far carriera cerca almeno localmente di aggiustare le cose. E quindi Tex in questo senso si trova sempre di fronte a compiti difficili e fa quello che può. Non è che risolva tutto, non è un superuomo che risolve ogni problema, è una persona che interviene laddove ritiene che sia il caso di intervenire, dove ritiene di battersi per la giustizia, dove sente il dovere di difendere la libertà di alcune comunità, per esempio, e sempre nei limiti del possibile, perché le sue avventure non dico che vanno talvolta incontro allo scatto, questo no, però sono i suoi successi pagati talvolta in modo molto caro con la perdita di grandi amici e spesso con la perdita di figure innocenti. Questo realismo di Tex è molto, secondo me, importante. Noi eravamo abituati, dico noi ragazzini, a dei cowboys prima, in cui le cose prima o poi si aggiustavano, anche in modo simpatico le prime volte, con un bicchiere di latte bevuto al saloon dal piccolo sceriffo. Ecco, niente di male nella cosa, è anche divertente la prima volta. Mi pare strano che in generale uno sceriffo beva al saloon un bicchiere di latte. Mi sembrano che siano più realistici Tex e Carso quando chiedono una buona birra fresca di cantina, magari che accompagna una bistecca alta tre dite con contorno, tre dita con contorno di patatine fritte, o addirittura prendono qualche bicchiere di bruciabudelle, cioè di onesto whisky, onesto si spera, perché il padrone della bettola non sia disonesto e non usi quel tipo di veleno che cerca di propinare tra l'altro ai poveri pelle rosse. Ecco, questo senso della giustizia è molto bello, secondo me, nei racconti di Tex, e si ritrova là anche quando Tex ha a che fare con le cose più strane. Io ho in mente adesso un'avventura, non è recentissima, ma però non è nemmeno delle più vecchie, in cui Tex finisce nella solita gran villone di potenti signori messicani, i quali hanno la curiosa abitudine non solo di adorare un grande serpente, ma qualche volta di mutarsi in serpente loro stessi. Certo, sono abitudini un po' curiose. Anche qui alla fine Tex è dalla parte dei contadini che sono vessati da questi signorotti, e quindi anche in questi rapporti col vero e proprio sovrannaturale il senso di libertà e di giustizia di Tex non viene mai meno. Sì, è verissimo quello che dici tu, è che non è mai abbastanza insomma messo in luce che Tex anticipa il western che è dalla parte degli indiani. Tex compie 70 anni quest'anno e il cinema che è dalla parte degli indiani, se va bene, ne compie 50, quindi almeno con 20 anni di anticipo rispetto a Soldato Blu, a Piccolo Grande Uomo, a tutti questi film in cui per la prima volta gli indiani sono visti con simpatia. Tex invece ha sposato una pelle rossa in uno dei primissimi numeri. E c'è in effetti questo rapporto con il cinema che è a volte di anticipazione. Del resto al cinema il western è ormai tramontato da un bel po', e invece il fumetto di Tex è ancora in grandissimo successo, e anzi è quello che resiste meglio. E mi incuriosiva, lo volevo dire appunto a Michele, che per il settantesimo la copertina speciale di questo numero che vedete c'è un Tex 007, cioè questo è preso pari pari da James Bond, l'avete presente, la sigla iniziale è quando lui si gira e spara in quel, e qui c'è, è bellissima l'idea,
il buco non la fa in quella spirale pop di James Bond, ma in un solidissimo legno molto western, dove attraverso il foro si vede non solo naturalmente il fumo della Colt di Tex, ma anche il legno molto grezzo, molto americano, su cui è intagliato sia il titolo Tex sia Sergio Bonelli editore. Quindi in effetti poi a volte Tex è anche poliziesco, è anche giallo, a volte è appunto, come dicevamo, è horror, è fantastico. Ecco, che cosa pensi che fra tutti i titoli della Bonelli, che sono tantissimi, da Zagor a Nathan Never, a un altro western horror che era Magico Vento, a tutti quelli che per la storia del West stessa, qual è secondo te, che sei da sempre un lettore, uno studioso, un appassionato di Tex, il segreto di una longevità del genere e di una capacità di attrarre con un genere poi tutto sommato il western, che è uno di quelli che tutto sommato non è durato? È durato il fumetto, ma non è durato il western in qualche modo. Dove sta il segreto di Tex? Già, che c'è tu. Ma io credo che il segreto di Tex, e tra l'altro della sua longevità, sia nel fatto che ha le modalità narrative di un'epopea. Non ha le modalità narrative di una tragedia, ha la modalità proprio di un'epopea. E questa è un po' anche la ragione per cui il cinema western ha dato dei veri e propri capolavori. Non so, per esempio, penso a Sentieri Selvaggi, o penso all'altro bel film che è dalla parte degli indiani di John Ford, che si chiama L'autunno degli Cheyenne, in italiano credo che sia Il grande sentiero, credo che sia. Ecco, quindi c'è questa capacità della creazione di un'epica, ed è una forte modalità narrativa, una realtà narrativa robusta, che tra l'altro riesce benissimo, dico benissimo, ad armonizzare nelle sceneggiature e nei disegni anche mani diverse. Ci sono le grandi sceneggiature di Bonelli, di Gianluigi Bonelli, ci sono i disegni di Galeb, ci sono, prima sono stati evocati questi disegni notturni, appunto, che spesso sono affiancati in questo buio nelle storie del Morisco e di Mefisto, Letteri, e via discorrendo. La grande capacità di questa saga di Tex è quella di aver permesso anche nell'epica una manifestazione di talenti diversi, sempre ad altissimo livello professionale, questo secondo me è un punto che va continuamente sottolineato, ma che sono stati capaci di mantenersi legate alle figure di partenza, introducendo però degli elementi nuovi, introducendo nuovi personaggi, introducendo situazioni molto complesse talvolta, e questa è proprio la bellezza epica di te. L'epica è il piacere di narrare, diciamolo francamente. Poi quando uno legge l'epica classica, poco importa sapere se l'ha fatta veramente o meno, no, ecco. Ma quello che importa nel caso di Tex è la riconoscibilità di queste grandi figure, che sono capaci talvolta di ritrovarsi in una forma nuova, però portando il ricordo di quello che erano in precedenza. Lasciatemi terminare con una delle mie storie preferite, che è la storia... Ti volevo far notare che c'è Tex, anche noi abbiamo Tex lì fra il pubblico, non so se l'hai visto. Se ti puoi alzare un attimo, così ti vede il professore, e gli farà piacere, c'è proprio Tex. Bravo! Anche,
Facciamo un applauso a Tex, che un giovane Tex, perché un'altra caratteristica che dicevamo è che Tex è intergenerazionale. Io ogni tanto, quando faccio leggere Tex, quando faccio leggere dei fumetti ai ragazzi, non sempre questi ragazzi dopo un po' li mollano, invece Tex, se lo fai conoscere anche ai ragazzi giovani, piace moltissimo e appassiona molto. Prego. Sì. Un attimo solo, perché poi lascerei appunto, poserei il finale alla chiusura, giustamente, di Giulio. Noi abbiamo la fortuna di vedere questi 70 anni adesso, no? E quindi possiamo capire quello che è stato e possiamo anche chiederci qual è stato il successo di Tex, perché Tex è arrivato a una longevità tale, quando non esiste più il western, non esiste più neanche il fumetto western, non è semplicemente Tex. Ovviamente noi pensiamo alle origini, è chiaro che Bonelli e Galleppini, Bonelli quando ha scritto le prime storie di Tex, lo pensava come uno dei tanti personaggi che stava scrivendo al momento, la casa editrice puntava su Occhio Cupo, che era un capo e spada che veniva lavorato, cesellato quasi da Galleppini, no? E Tex veniva schizzato di notte velocemente, poi si sa Occhio Cupo è durato un paio di mesi, Tex è qua dopo 70 anni, quindi chiaramente la saga, esattamente l'epica, sono venute col tempo, sono venute con l'esperienza, sono venute con la voglia di raccontare e il fatto che il successo crescesse. All'inizio, secondo me, va tutto puntato su questa incredibile forza della scrittura di Gianluigi Bonelli, che era molto più avanti degli sceneggiatori, di tutti gli sceneggiatori dell'epoca. All'epoca i fumetti che andavano per la maggiore erano fumetti più ingenui, fumetti per bambini più che per ragazzini, anche quando erano quasi tutti fumetti western, fumetti d'avventura. Lui aveva una marcia in più nella scrittura che gli veniva da quello che aveva letto tra gli anni 30 e gli anni 50. Una scrittura più tosta, si direbbe, no? Più, con dei dialoghi più serrati, meno ingenui. È chiaro che magari all'inizio ha fatto fatica a beccare un pubblico più vasto, ma poi se lo è cresciuto e se l'è portato avanti. E lì è esploso, e nel momento in cui Bonelli e Galleppini e gli altri disegnatori con cui, dei grandi professionisti con cui ha collaborato, sono riusciti veramente a creare un'epica, ma senza studiarla a tavolino. È nata da sé perché c'era proprio la forza della grande narrazione popolare. Tex adesso vende ancora attorno alle 200.000 copie ogni mese, è tra i fumetti più venduti al mondo, probabilmente il mensile più venduto al mondo. Stiamo parlando di un western, appunto, mi dici, genere morto, fra l'altro western che diventa quasi una scusa per raccontare, come dicevi, storie di detection, storie horror, storie fantastiche, storie di ogni tipo, quindi diventa un grande contenitore, un po' come è la grande narrazione epica, al cui interno ci può stare giustamente tutto. Poi tu trovi che sia James Bond quello, non sai che non ci avevamo fatto caso? No, è assolutamente casuale. È casuale, ma è esattamente la stessa, c'è la solita scena. sì. E no, poi ti dicevo, sì, è un contenitore di storie, ma un contenitore di storie con la famiglia che noi ormai conosciamo, Kit Carson, e poi con questi personaggi che ritornano, da Pat l'irlandese ai cattivi Mephisto, quindi ha creato un mondo, e come tutti i mondi che vengono creati, Giorello diceva giustamente, un'epopea, il segreto è anche curare molto non soltanto il protagonista, ma tutti i personaggi di contorno, che ormai sono legioni in Tex, e anche quelli che appaiono una volta sola a volte sono molto curati. Diceva Giorello prima, le minoranze, gli italiani, gli irlandesi, negli ultimi due numeri ci sono anche i cinesi, per esempio. Insomma, c'è molta attenzione da questo punto di vista. Chiudi pure con la tua bella avventura che dicevi. Guardate, io volevo qui ricordare una storia che è abbastanza interessante di Tex, che si trova imbarcato su una nave dei famosi Marines che costeggia le coste del Pacifico e mira poi a sbarcare in Colombia, perché forse si potrebbe fare uno stretto da quelle parti. È una pre-storia del canale di Panama.
Mentre sono imbarcati sulla nave, ci sono appunto Tex e il figlio Kit che commentano il paesaggio e vedono una serie di fortezze in rovina. E i due commentano l'un l'altro: ecco, questo capita a tutti coloro che volevano sottomettere i popoli con il potere. Le loro rovine sono qui davanti ai nostri occhi per un insegnamento. E in questa storia, che è sceneggiata da Guido Nolitta, che è tra l'altro lo pseudonimo del figlio di Gianluigi, ebbene, in questa storia, che poi è piena di colpi di scena, anche qui non è sempre detto che le cose vanno a finire proprio esattamente bene o in una maniera rasserenante, perché il tradimento si cela magari tra le fila di quelli che sono stati i tuoi compagni d'arme, i tuoi amici, eccetera. Comunque, in questa storia i due fanno questi commenti e il capitano dei Marines commenta subito: ah, non sapevo, avevo due filosofi a bordo. E qualcun altro gli fa notare: sì, due filosofi, ma entrambi con la Colt, il che non guasta mai. Io trovo che in questa grande ironia dovuta appunto a quello che ha scritto Sergio Bonelli ci sia molto della ragione del successo di Tex, perché Tex è drammatico e ironico nello stesso tempo ed è appunto in questo una vera e propria epica, che bene che sia festeggiata qui con il rullo del tamburo. Non so se ci sono delle domande da parte vostra o delle richieste, in quel caso siamo qua, prego. No, vengo io. Già ci sono i tamburi, se poi non vengo io non si sente niente. Una considerazione: Bonelli Padre si definiva un romanziere, è stato un fumetto e meglio restituirlo nella sua costruzione dell'epica delle sceneggiature. Diceva che Bonelli Padre si definiva un romanziere prestato al fumetto e mai restituito, per cui dice che l'epica e l'epopea sono giustificate anche da questo. Sì, direi di sì, è proprio questo piacere di narrare, questo piacere di narrare. Ci sono domande, curiosità o interventi? Allora vi ringraziamo, io ringrazio molto Michele, ringrazio il professor Giulio Giarello e anche Tex che ci è venuto a trovare fra il pubblico direttamente. Grazie.